Oggi mi trovate particolarmente rilassato perché quello che dovevo dire l'ho già detto, a questa pompa si è otturata. Non l'ho pulita bene l'ultima volta, ho fatto i trattamenti con sapone molle potassico, zeolite e olio di neem. Nella fretta l'ho risciacquata ma non l'ho pulita bene, quindi oggi sono andato per riutilizzarla ed è otturata. Allora la guardiamo insieme, vediamo un po' com'è fatta, vediamo le operazioni da fare per sbloccarla, vediamo cosa è successo. E facciamo una piccola riparazione, il voltmetro non funzionava già da un pezzo, poi ho capito il perché. Vi faccio vedere tutto dopo la sigla, eh. Una volta aperta si presenta così, c'è il portabatteria, che è questo qua. Ho tolto la batteria, è una semplice 12 volt, in questo caso una 7A, montava una 8 in origine. Questa pompa dell'acqua ha 3-4 anni, c'è il video, c'è anche l'articolo su unorsoincampagna.com, non mi ha mai dato problemi, mai avuto problemi, ho solo cambiato una batteria per errore mio. Allora guardate, vedete, c'è questo filo, questo del voltmetro non ha mai funzionato, non l'avevo mai aperta. Ecco qua, va saldato qui, vedete? Questa è un'operazione che facciamo immediatamente. Avevo già scaldato il saldatore. Primo lavoro lo abbiamo fatto. Dunque, la pompa, abbiamo 4 viti di ritenuta laggiù, io direi di svitarle, tiriamo fuori e poi svitiamo direttamente i due raccordi, l'ingresso e l'uscita. Vediamo se abbiamo un po' di fortuna a trovare l'intoppo qui all'ingresso o all'uscita senza doverla smontare poi tutta, altrimenti dobbiamo smontare la piastra dietro. Ok, perderemo un po' d'acqua, ma non importa. Ho qui la prima linguetta e una fascetta a pressione. Niente, lo dobbiamo scaldare un po', eh. Guardate cosa c'è. Guardate, è acqua sporca. Tiriamo via anche l'altra. Questa mi farà arrabbiare. Benissimo. Vedete che facciamo adesso? Visto che si vede poco da qui, smontiamo il corpo qui e vediamo quello che succede. Sono al sole, spero che non vi dia fastidio, che si veda bene. Ecco, questa è la situazione. Importante ricordarsi come va montata, però a un verso, vedete, questa parte incava piatta ovviamente va qui. Vediamo come si smonta e cosa c'è da smontare. Allora, si toglie soltanto questa parte qui. Qua sforza un po' troppo, non la voglio togliere. Sulla destra abbiamo questo pompante qui con la molla. Sulla sinistra invece la molla è fissata sul coperchio. Do solo una pulita, ma non è questo il problema. Non voglio usare dei solventi perché non so come reagisce, che tipo di plastica è, o del diluente nitro, dell'acqua ragia o della benzina, ma onde evitare di avere reazioni chimiche strane, allora faccio così, guardate. Se vediamo che non va, allora a questo punto la smontiamo lateralmente, anzi lo facciamo a prescindere, vediamo quello che c'è dentro. Qui abbiamo un gommino, che ormai è bello che è consumato, io così in casa non ne ho, quindi speriamo che faccia comunque tenuta. Allora chiudiamo. Allora l'ho girata e ho fatto lo stesso procedimento della parte opposta, cioè l'ho ripulita. Ovviamente mi era sfuggita, ma eccola qui, quindi c'è anche dall'altra parte. Qui dove sotto non c'è la molla è sopra, eh? E va tra questo e il coperchio. Questa pompa non ha girante, ha i pompanti. Vedete, c'è un po' di zeolite secca dentro. In realtà me la immaginavo molto più sporca. Non credo siano questi i problemi, eh. Adesso la collego così al volo, vediamo se esce l'acqua. Intanto vediamo se funziona. Perfetto, funziona il voltmetro e funziona la pompa. Mi metto un po' d'acqua, vediamo quello che succede. Ho caricato 4 litri d'acqua. Ah, adoro i piani ben riusciti, diceva qualcuno. Guardate lì.
pompa spurgata. Bene, dai, la rimonto e la proviamo insieme in modo definitivo, dai. Una pacchetta sulla spalla me la merito, però. L'ho fatta caricare per 24 ore, troppo, però ci sono messo e l'ho lasciata lì. Il voltmetro adesso funziona, mi dà la tensione che è normale, sono su normal. Allora, vediamo un po'. Molto bene, volevo fare il getto diretto. Ok, allora la pompa funziona, non siamo ai livelli di quando l'ho acquistata. Ho visto un video di presentazione di questa pompa e avevo un getto di un 3 metri buoni, ora se arrivo a 1,5, 2 è tanto, quindi il segno che la pompa si è usurata, è ora di cambiarla, sarà oggetto di un prossimo video. Acquisterò la pompa originale, magari la prendo su AliExpress, dove la pago un po' meno, non ho fretta di riceverla subito, spero di spendere intorno ai 20 euro e rimettere a nuovo questa pompa a batteria, perché insomma mi sono trovato bene per quello che l'ho pagata. Bene, è tutto per questo video. È stata la prima volta che ho aperto quel tipo di pompa. Come vi dicevo, non ha la girante ai pompanti, si sono consumati i gommini dentro, quindi ha perso un po' di potenza. È normale con l'usura, questa ha 4 anni se non erro, quindi sono tutte cose che si possono riparare, sono revisionabili, oppure si cambia direttamente il pezzo e torna nuova. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like e condividete il video. Se avete domande fatemele pure per quello che ho potuto vedere anch'io. Attenzione, quando smontate la pompa ci sono le molle che saltano, poi ci si dimentica di metterle. Grazie ancora, vi auguro una buona giornata.